Senatore, oltre 4 anni di mandato della Giunta Zedda, come valuta il suo operato? L'operato in genere viene valutato soprattutto sul sindaco da parte dei cittadini. Non credo che ci sia un grande sentimento a favore del sindaco Zedda. Detto questo, quello che è la mia valutazione personale, perché Cagliari ha un ruolo diverso rispetto a quello dell'essere un comune qualsiasi della nostra isola. Cagliari deve essere un comune faro per il ruolo e la funzione che deve svolgere, per avere più una dimensione diremmo globale, una dimensione perlomeno mediterranea, che non mi pare oggi sia nella considerazione dei cittadini, ma non solo dei comuni di Cagliari, ma dei cittadini della nostra nazione. Voi alla fine dite che una serie di opere che si stanno portando avanti sono della precedente amministrazione, sono state progettate? La continuità amministrativa è una questione che è assolutamente una situazione assolutamente da condividere, perché non si può ogni sindaco che cambia cambiare i progetti che sono stati messi in campo dall'amministrazione precedente. Stento a vedere quelli che sono i progetti nuovi, ma di questo naturalmente si deve fare interprete il sindaco Zedda. Solo che 4 anni sono tanti e progetti nuovi in cantiere non vedo. Per la prima volta nella storia il centrodestra lancia le primarie di coalizione, lei parteciperà? Ma le primarie di coalizione mi pare che siano un fatto, diremo, di civiltà e in piena sintonia con quello che è l'orientamento politico attuale, in cui poi nella dimensione territoriale esistono delle componenti politiche che non partecipano alle competizioni nazionali, per cui si saranno sicuramente partiti con una forte proiezione locale, che sono i riformatori, ma ci saranno sicuramente anche liste civiche, oltre l'UDC e altri partiti che spero vogliono partecipare a costituire quello che è il nuovo centrodestra. Il nuovo centrodestra che deve avere però anche una dimensione locale per quelli che possono essere i voti civici che nel tempo si sono fatti. A lei parteciperà alle primarie? Io sono fuori dalle primarie, l'ho già detto, perché ho già svolto il ruolo di sindaco, non potrei mai comunque partecipare.